Hello there! Oggi iniziamo con uno speed build di The Sims e questo speed build è dedicato al rinnovamento, mi viene sempre da dire, alla ristrutturazione del bar sulla spiaggia che già è presente sull'isola di Sulani. Quindi io non sono andata a distruggerlo completamente, semplicemente lo sto modificando partendo comunque da quello che ha creato The Sims. Come vedete, per esempio, qui ho semplicemente spostato questa postazione sul lato perché comunque secondo me fermava un po' il passaggio e adesso sto cambiando per esempio il colore delle scale. E la cosa che per me era fondamentale fare era proprio questa, ovvero spostare il bancone qui all'entrata, perché spesso i bar sulla spiaggia, almeno per quello che mi ricordo io, hanno direttamente il bancone all'entrata, diciamo, così che uno possa sedersi al bancone e vedere comunque la spiaggia, quindi non entrare al chiuso, e quindi rimangono tutti questi posti appunto sulla veranda, all'ombra. E adesso pian piano, come vedrete, cambierò un po' il colore dei vari mobili, adesso sto aggiungendo un altro tavolo azzurro, e comunque per me era molto importante tenere le cose abbastanza colorate, cioè non volevo, di solito lo sapete che a me piacciono molto di più i colori neutri piuttosto che i grigi, i bianchi, però per quest'isola voglio creare comunque degli edifici colorati, quindi anche nella scelta proprio delle colorazioni cerco sempre di andare sul colorato. Qui sto abbassando il tetto perché secondo me era troppo alto e adesso vado a cancellare anche questa finestrella perché non c'entrava più molto con la cosa. E adesso mi sa che passiamo proprio all'interno del bar. Come vedete, ora ho chiuso l'area dedicata al bar esterno e quindi quella lì sarà proprio l'area dove da fuori i clienti possono ordinare e all'interno ci sarà qualcuno che lavora appunto al bar e serve le bevande. E mi piacciono tantissimo questi nuovi mobili dell'espansione, cioè sembra veramente un bar super realistico. E ora aggiungo due archi così che appunto i baristi possano entrare nella zona del bar. E poi per la zona dietro, quindi tutta la parte appunto al chiuso, l'ho voluta dedicare diciamo a giochi di società, come ad un ritrovo metterò dei divani, poi vedrete, per sfruttare diciamo anche questa zona, il bar, come punto di ritrovo, visto che non ci sono parchi, ci sono le spiagge come luogo di ritrovo, però nelle spiagge secondo me non ci sta a mettere troppe cose tecnologiche, e quindi secondo me è carino che al bar uno poi si possa mettere anche sul retro a giocare a carte, giocare a biliardo, poi vedrete tutto quello che ho messo, anzi non a biliardo, a calcetto. E adesso sto aggiungendo anche una zona qui, un'altra piccola veranda, dove le persone potranno sedersi anche lì, così, tranquille, sui divanetti, a riposare un pochino. Ora sto cambiando un po', ecco, questi puff mi piacciono veramente tantissimo, come vedete li sto anche scegliendo tutti colorati in modi diversi. E adesso sistemo appunto questa veranda, che inizialmente volevo fare in un modo, ma poi vedrete che si svilupperà in un altro. Mi piacciono tantissimo questi divanetti, che tra l'altro non sono nemmeno di questa espansione, ma sono proprio di The Sims, cioè li ha regalati The Sims a tutti i giocatori gratuitamente, basta avere il gioco, diciamo, base. E mi piacciono davvero tanto, perché in realtà ci stanno benissimo con lo stile dell'isola, però poi vedrete che cambierò un po' la disposizione. Mentre qui ho aggiunto questa postazione, che è per cantare, cioè si può andare lì e si può cantare e chiedere la mancia, e mi piaceva come cosa perché può essere sfruttato per dell'intrattenimento sulla spiaggia sempre. E adesso, come vedete, sto cercando tutte le cose, un po' delle attività di gioco. Per esempio adesso sto creando un muro per poter giocare a, come si dice, a freccette, sì, dovrebbe essere a freccette, e secondo me questo è classico proprio della spiaggia, vedete? Quindi lì adesso sto scegliendo il colore e poi all'interno appunto vado a mettere questo, che è il tavolo da calcetto, che è perfetto, perfetto per la spiaggia, cioè io mi ricordo proprio che da piccola andavo sempre a giocare a calcetto d'estate. E poi c'è anche quel tavolino lì dove si può giocare come se fosse Shanghai, avete presente quello lì degli stuzzicadenti, che dovete togliere uno stuzzicadente senza far cadere tutto il resto, ecco, una cosa del genere. E adesso sto portando questi divanetti all'interno, perché all'esterno faccio una zona dove si può, credo che sia tipo fumare il narghilè, avete presente?
notte, una roba del genere. E quindi fuori ci sarà quella postazione lì, magari per la sera, perché essendo un bar penso che rimanga aperto un po' per tutto, per tutta la giornata, per tutta la sera. Adesso qui sto decorando la zona, diciamo, dei giochi, con quei tappeti che mi piacciono un sacco. Ah, mi avete chiesto quei tappeti di che espansione sono? Sono dell'espansione del bucato, della lavanderia. Mi piacciono tanto, infatti li ho messi anche nella casa di Marea. E adesso sto decorando la zona, appunto, anche dei divanetti. Come vedete ho messo anche una TV. Ero un po' indecisa se metterla o meno, però ho pensato, visto che la maggior parte delle case dell'isola non hanno la TV perché è più bello, diciamo, è più realistico non averla, magari nel ritrovo nel bar era uno di quei pochi posti dove si può trovare un po' di tecnologia, un po' di elettricità, quindi ho voluto mettere la TV. Però comunque nei commenti voi scrivetemi tutte le modifiche che possiamo fare e sicuramente io vi ascolterò, cioè se tutti mi dite di togliere la TV la tolgo. E adesso qui sto facendo appunto la zona dove si può fumare il narghilè, chiamiamolo così, non mi ricordo sinceramente The Sims come lo chiama. Adesso sto aggiungendo queste poltroncine sempre dell'espansione dell'isola e questa zona mi piaceva, infatti adesso ci aggiungo anche questa staccionata per renderla ancora più, non so, compatta, e anche una piantina. Ah, e qui ho pensato di fare questa cosa, di chiudere con un muro e mettere di nuovo quelle persiane che sono bellissime secondo me. Adesso le aggiungo, ecco queste qua, così c'è ancora più privacy, diciamo. Però allo stesso tempo, prendendo la scala, si può tranquillamente andare nella zona del terrazzo. Adesso sistemo anche di qui le scale, metto ovviamente i bidoni della spazzatura che servono sempre e vabbè, sistemo le ultime cosine. In realtà, ecco, volevo proprio dirvi questo, alla fine cambio il colore delle pareti della zona del gioco perché quel bianco e quel giallo non mi convincevano per niente e quindi ho preferito fare così e poi ho aggiunto altre decorazioni sempre legate comunque all'espansione dell'isola. Ovviamente nel dubbio cerco sempre di utilizzare quegli oggetti perché siamo sull'isola, però sicuramente poi con l'arrivo dell'inverno, comunque dell'autunno, e sicuramente vi farò vedere anche le altre città e ristruttureremo insieme anche gli edifici delle altre città e non solo dell'isola di Sulani. E come vedete ho aggiunto anche i bagni pubblici, potevo sinceramente fare anche un bagno vero e proprio, però mi piacciono un sacco questi bagni pubblici dell'espansione e alla fine ci sta che in spiaggia sia tutto molto più spartano e non per forza che ci siano i bagni bellissimi del bar, e quindi appunto ho deciso di mettere quelli lì pubblici. Ora ho spostato la zona delle freccette un pochino più verso davanti, diciamo verso l'entrata, per non far andare i sim troppo in là e lasciare la zona dei bagni da sola in fondo. Ah, e adesso vado a posizionare anche le luci per la sera e pensavo che quelle due luci lì davanti si accendessero automaticamente, ma dobbiamo accenderle durante il gioco, però il resto delle luci si accendono automaticamente con la sera. E una cosa molto importante che faccio sempre è aggiungere anche tutti gli alberi, tutti i cespugli per rendere il lotto, come dire, uguale al resto del paesaggio, per far sì che proprio sia parte del gioco. È molto importante mettere appunto tutti questi alberi e questi cespugli per renderlo appunto, non so come dire, più immerso nella natura, non so. E quindi appunto sto posizionando tutta la mia vegetazione e ho spostato anche la posizione della zona per cantare. Boh. Così mi piaceva come disposizione. E adesso un'altra cosa che ho imparato solo nel tempo a fare è colorare il terreno. E ho fatto la sabbia un pochino più scura nelle zone che secondo me saranno più calpestate, per esempio l'entrata o la parte dedicata, ecco, al gioco delle freccette, come se lì la sabbia fosse più consumata, più bagnata, sapete, quando la calpestate di più. E quindi adesso sto cercando di fare un po' questa cosa. Ci ho messo veramente tantissimo tempo a capire come fare in modo decente la parte della colorazione del terreno, non è per niente facile, e infatti come vedete ancora sto un po' cancellando. Ci sono persone su YouTube che fanno queste cose meravigliose, super realistiche anche con il terreno, io sono un po' meno brava, però dai, mi avete fatto anche tanti complimenti sulla casa di Marea, quindi vi ringrazio un sacco per come l'ho arredata e spero che vi piaccia anche questo build, speed build, e non vedo l'ora già del prossimo perché mi diverto troppo a fare queste cose.
Tra l'altro fatemi sapere anche sotto nei commenti se voi avete in particolare qualche richiesta su magari fare una spiaggia insieme, fare un ristorante sul mare insieme. Fatemi sapere se avete degli edifici preferiti che potremmo fare sempre sull'isola di Sulani. E adesso sto completando il tetto, che rendo sempre con questo effetto capanna, e poi pian piano, sì, aggiungo veramente le ultime cose, ho aggiunto il salvagente, sto spostando, sto controllando. Ah sì, qui metto il tavolo da scacchi sempre per i giochi e le attività, che comunque qui è un ritrovo anche proprio per passare del tempo insieme. Cioè mi immagino qui di fare magari, sapete quando magari dovete uscire con gli amici o il primo appuntamento? È un punto di ritrovo che secondo me farà il caso nostro per tante tante cose. Aggiungo ovviamente l'illuminazione. Anche qua adesso ritorniamo nella notte per vedere bene se è tutto illuminato. Io ci tengo molto all'illuminazione anche di notte, sappiatelo. Quindi ne aggiungo un'altra qui e devo dire che pian piano stiamo anche arrivando alla fine dello speed build. L'ultima cosa che mancava era assolutamente un lavandino, perché nei requisiti del bar c'è avere un lavandino, quindi l'ho aggiunto lì, sempre nella zona del bar. Più o meno si intravede, non è così brutto, dai, ci potrebbe stare. E poi come ultima cosa sto scegliendo le caratteristiche del bar, e quindi appunto sto facendo una zona conviviale, divertente. Infine arriva il mio saluto dicendovi grazie mille per aver visto anche questo video, e noi ci vediamo prestissimo con un altro episodio. Ciao!